Sono Corrado Lopresto, sono un architetto, ma non ho mai fatto, diciamo, l'architetto, ma ho seguito l'attività di famiglia che consisteva negli appalti pubblici, nelle opere pubbliche. È la mia passione che è questa delle auto d'epoca, che mi perseguita da quando avevo 18 anni, quando ho comprato la mia prima macchina, che era una Fiat Balilla tre marce. Collezione che poi negli anni si è sviluppata. Io ho seguito per mia fortuna fin dall'inizio il filone dei prototipi, pezzi unici solo di auto italiane, e questo mi è servito negli anni perché nella costituzione, diciamo, del bagaglio della collezione, che consiste in più di 100 pezzi, e non mi sono mai pentito di aver fatto un acquisto perché bello o brutto, un pezzo unico è un pezzo unico e nella mia collezione ci sta bene. Io negli anni ho accumulato tanti archivi, archivio dell'Isotta Fraschini, per esempio, al 1901 al 1947, l'archivio di Tom Ciarda, l'archivio di Bertone, quella parte che non è stato preso, diciamo, in prelazione dallo Stato, l'archivio del Conte Trossi. Insomma, uno spaccato di disegni, fotografie, attività della scuola italiana che riveste quasi un secolo di storia. Io che negli anni 80-90 ero appassionato e avevo costituito una collezione di pittura del Seicento insieme ai disegni. Io amavo più il disegno del quadro finito, proprio perché nel disegno c'era lo schizzo, c'era il getto, c'era il genio del pittore. Ecco, io vedo nel prototipo, vedo la mano di Scaglione, la mano di Brovarone, di Revelli de Beaumont, mentre disegna, e capisco che quello è il genio. C'è una classifica da qualche anno fatta dal The Classical Trust, dove io sono al 24° posto, devo dire il primo sotto i 65 anni. E devo dire che la competizione fra collezionisti è quella che ci stimola e che ci serve per andare avanti, per migliorare. E devo anche dire che si presentano delle belle occasioni di incontro, di amicizia, di crescita culturale, perché ti confronti con persone, personaggi importanti, perché questa passione delle auto d'epoca vedo che è trasversale. Se io dovessi chiedere cosa dice di me la mia collezione o cosa voglio rappresentare, e io penso che il messaggio che io ho sempre trasmesso è questo messaggio, intanto di assoluto rigore nella storia, nella ricerca, nella cultura, nel rispetto del mezzo, che vuol dire anche il rispetto degli altri, quindi rispettare chi l'ha costruita, rispettare e non manomettere nulla, ma anche una sensazione di armonia e di eleganza che sono rappresentate nel mondo dalle auto italiane, dalla moda italiana, dallo stile italiano. È fondamentale, e in effetti è stato tutto lo studio, la ricerca spasmodica dei documenti, delle testimonianze, dei disegni, di tutta la storia che c'è dietro ad un oggetto. Può essere in questo caso un'auto d'epoca, ma chiaramente questo concetto si può ribaltare su una scultura, su un quadro, su qualunque oggetto che abbia una certa età. Quindi un approccio culturale a tutto tondo.